Il secondo webinar che noi abbiamo fatto è come si trasmette questo virus. Il terzo che abbiamo fatto è anche la vita relazionale, come si può regolare in presenza del Covid-19 e dell'HIV. Ed oggi parleremo delle terapie antivirali, perché noi, essendo all'AIS Lazio, forse la più antica e prestigiosa associazione di volontariato per la lotta all'AIDS, che risale a circa 35 anni fa, ha un'esperienza molto, direi, approfondita per quanto riguarda il tema dell'HIV. E quindi può trasferire queste sue conoscenze sul tema del Covid-19. Perché abbiamo istituito questi webinar e già ce ne stanno chiedendo degli altri e altri, diciamo, del settore, chiamiamo medico-scientifico, stanno proponendo fanno altre proposte di webinar sempre sul tema del Covid, perché il Covid, oltre ad averci preso di sorpresa, ci ha dato anche moltissima ansia. Sappiamo come prevenirlo, però poi magari scopriamo che degli amici che sono sieropositivi non sanno neanche spiegarsi come sono diventati sieropositivi. È una specie di questo Covid, veramente è qualcosa di malefico che entra da più parti, anche se noi siamo qua per darvi la verità scientifica. E vi suggeriamo anche di attenervi alle disposizioni e alle indicazioni che sia Gloria Taliani in passato e oggi Rita Bellagamba vi daranno. Detto questo, io ripasso la parola a Massimo Porcelli e ringrazio di cuore Rita, che tra l'altro Rita è anche un membro del direttivo della Lights Lazio, come lo è Gloria Taliani. Tutti gli amici che stanno partecipando a questi webinar, che sono tantissimi, volevo ricordare di silenziare il proprio audio e di togliere la telecamera. Potete tranquillamente seguire questo webinar direttamente in live Zoom o altrimenti in diretta Facebook. Potete soprattutto fare delle domande scrivendo, dici direttamente in chat e la dottoressa Bellagamba poi la dottoressa Bellagamba poi risponderà al termine del suo intervento. Ricordo che la dottoressa Rita Bellagamba fa parte del direttivo di Alex Lazio ed è dirigente medico presso l'ospedale Spallanzani ed è un'esperta di immunodeficienza virale ed oggi ci parlerà delle terapie antivirali riguardanti il Covid-19. Dottoressa, siamo tutto orecchie. Bene, grazie a tutti. Questo è lo schermo intero. La dottoressa Bella avviando la condivisione, la dottoressa sta avviando la condivisione del suo schermo perché avrà da mostrarci alcuni chat. Mi sentite adesso? Sì, la sentiamo benissimo, dottoressa. E vediamo anche le chart. Perfetto, buonasera a tutti, ringrazio per la presentazione. Diciamo che questa ultima parte si va un po' ad aggiungere alla precedente che avevamo fatto con la dottoressa Taliani, al fine, diciamo, proprio di dare un minimo di chiarimento ai dubbi e alle perplessità che gli utenti che afferiscono al nostro poliambulatorio, all'ambulatorio dei presi in carico pazienti HIV, si pongono, nel senso che ci pongono nel tentativo di fare un po' di chiarezza sul fatto che molti credono che le terapie antiretrovirali che assumono possano proteggerli dall'infezione da SARS-CoV-2 e impedire addirittura che si sviluppi la malattia.
Sicuramente la presentazione sarà un pochino tecnica, per cui diciamo non posso esimermi dal parlare insomma in maniera dettagliata se dell'attacco di questi farmaci, ma mi limiterò esclusivamente a parlare dei farmaci che sono in pratica condivisibili con HIV SARS, tralasciando diciamo tutte le altre terapie che sono di indirizzo proprio sulla gestione nell'ambito ospedaliero della malattia da Covid-19, tipo gli immunomodulanti o il desametasone o piuttosto le eparine. Parliamo esclusivamente degli antivirali e allora non possiamo non fare un cenno alla struttura del virus. I coronavirus, incluso il nuovo SARS-CoV-2, sono virus sferici RNA caratterizzati da proteine spike che sporgono dalla superficie del virione e mediano l'ingresso del virus nella cellula ospite. SARS-CoV, come tutti i virus, ha bisogno ovviamente di una cellula per riprodursi, quindi una volta entrato nelle cellule si libera degli spike che lo avvolgono sfruttando degli enzimi delle cellule chiamati proteasi. Una in particolare, la TMP-RSS2, sembra essere tra le proteasi più usate da SARS-CoV-2 per liberarsi degli spike e liberare il suo RNA che viene quindi replicato dalla cellula che è stata infetta. Ora, i farmaci antivirali registrati in uso hanno mostrato una certa attività nei confronti del coronavirus. In particolare ci si riferisce a dei farmaci che hanno come bersaglio le 5 proteine che sono state riconosciute come target per lo sviluppo di agenti antivirali contro SARS e MERS. Si tratta di 4 proteine non strutturali, 2 proteasi, l'elicasi e l'RNA polimerasi RNA dipendente e una proteina strutturale dell'envelope. Le 4 proteine summenzionate sono enzimi chiavi nel ciclo di replicazione del virus e la glicoproteina dell'envelope risulta a questo punto indispensabile per le interazioni del recettore virus-cellula durante l'assorbimento del virus alla cellula ospite. Quindi andremo a parlare, a vedere un attimo quali sono le terapie che in comune hanno i pazienti che vivono con HIV. Molte persone HIV positive assumono terapie antiretrovirali che inizialmente si è ritenuto potessero funzionare anche verso il coronavirus, ad esempio gli inibitori della proteasi. Ricordiamo come lopinavir, darunavir, atazanavir, saquinavir, ricordiamo come le proteasi sono enzimi che spezzano i legami all'interno delle proteine e che servono per inattivare le proteine stesse. I farmaci inibitori della proteasi che cosa fanno? Vanno ad agire bloccando la capacità di questi enzimi di digerire le proteine. A questo punto iniziamo con i principali, diciamo che all'inizio della prima ondata, della prima pandemia, sono stati messi in campo dei farmaci antiretrovirali che attivi verso l'HIV, ma che sono anche in grado di poter agire sul SARS-CoV-2. In realtà non hanno però mostrato particolari benefit. Quindi diciamo andiamo ad esaminarli in ordine e parliamo dell'lopinavir. Il lopinavir è un farmaco utilizzato nella terapia dell'HIV un po' diciamo in passato, attualmente è in disuso, è il vecchio caletra, se vogliamo, tra virgolette, che molte persone che vivono con HIV hanno usato nel loro passato. Il lopinavir è un farmaco utilizzato nella terapia dell'HIV in quanto blocca proprio le proteasi del virus che non può formarsi in maniera corretta e pertanto non può infettare altre cellule. In combinazione con ritonavir, effetto potenziatore di lopinavir, ha dato importanti risultati nella riduzione della mortalità dei pazienti con HIV/AIDS.
Per tale motivo, inizialmente l'opinavir è stata considerata una promettente opzione per il trattamento dell'infezione da Covid, sulla base proprio dell'efficacia dimostrata nei confronti di SARS-CoV-2 in combinazione con ribavirina. In un recente studio condotto in Cina su 199 pazienti con un'età media di 58 anni positivi al coronavirus, con polmonite e saturazione, diciamo, al di sotto del 94%, è stato però osservato che non vi era una riduzione della mortalità né un più rapido miglioramento clinico tale da giustificarne l'uso. Ma ci sono stati anche altri studi che hanno suggerito che la farmacocinetica di lopinavir nei pazienti con Covid-19 può differire da quella osservata nei pazienti con infezione da HIV. Questi altri due studi, diciamo, che hanno visto come le concentrazioni del farmaco molto elevate, superiori di 2-3 volte a quelle dei pazienti con la sola infezione da HIV, si mostravano, erano presenti nella SARS. Tuttavia, le concentrazioni di lopinavir non legato alle proteine raggiunte dall'attuale dosaggio nell'HIV sono probabilmente troppo basse per inibire la replicazione del SARS-CoV. L'EC50 per HIV è molto più basso rispetto a SARS-CoV-2 e praticamente proprio per la elevata similitudine genetica tra i due virus, il lopinavir è stato proposto inizialmente proprio come trattamento nella pandemia. Tuttavia, anche da review di dati su dati di letteratura non sono emersi chiari benefici dal trattamento con lopinavir ritonavir. Anche valutando delle review diciamo screenate, ad esempio come questo lavoro in cui sono stati screenati 433 titoli, 2 trial randomizzati e 24 studi osservazionali, si è visto, diciamo, di provvedere a un outcome clinico sull'uso dei farmaci antiretrovirali. Ebbene, dei 21 studi osservazionali riportati, ci sono 3 studi con SARS, 6 studi con pazienti con MERS e 12 studi in pazienti con Covid-19. In un trial randomizzato, 99 pazienti con una forma Covid severa erano stati randomizzati a ricevere lopinavir ritonavir e 100 pazienti lo standard of care per 14 giorni. Ebbene, lopinavir ritonavir non è stato associato a una differenza significativa in termini di miglioramento clinico. Il secondo trial invece non ha trovato addirittura benefici. Quindi la conclusione potrebbe essere che sulla base delle evidenze disponibili è incerto il comportamento dei questi antiretrovirali come il lopinavir nel miglioramento dell'outcome clinico. A questo punto si giunge a una conclusione, e cioè nelle prime fasi dell'epidemia l'uso off-label di lopinavir ritonavir è stato consentito sulla base dei dati preliminari disponibili unicamente nell'ambito del piano nazionale di gestione dell'emergenza Covid-19 nel rispetto degli elementi riportati nella precedente versione delle schede. Ma alla luce delle attuali evidenze di letteratura, l'AIFA ha deciso la sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo off-label del farmaco al di fuori degli studi clinici. E vediamo che cosa è successo. In uno studio 1596 pazienti ospedalizzati sono stati a lopinavir e ritonavir confrontati con 3.376 trattati con le sole cure ordinarie. Un'analisi preliminare ha mostrato che non vi era alcuna differenza significativa nella mortalità. Tali risultati erano coerenti anche con quanto rilevato nei diversi sottogruppi di pazienti. Non sono stati inoltre evidenziati vantaggi con il farmaco relativamente al rischio di progressione verso la ventilazione meccanica o la durata della degenza ospedaliera. Vi è un ulteriore piccolo studio di 86 pazienti esplorativo randomizzato 221 che ha valutato l'efficacia e la sicurezza di lopinavir, ritonavir,
terapia rispetto a nessuna antivirale per il trattamento di pazienti con Covid in forma lieve o moderata. Ebbene, i risultati non mostrano differenze negli esiti primari, il tempo medio di conversione da positivo a negativo dell'acido nucleico SARS-CoV-2, i tassi di conversione ai giorni 7 e 14 e negli esiti secondari. Secondo gli autori, il lopinavir in monoterapia o Arbidol in monoterapia non presentano benefici nei pazienti ricoverati in ospedale con Covid lieve e moderata rispetto alle cure di supporto. Quindi, mentre il primo studio inglese poneva dei dubbi rispetto all'utilizzo dell'opinavir e ritonavir in pazienti Covid-19 con un quadro clinico grave e instabile, una saturazione al di sotto di 94% e la necessità di ricorrere all'ossigeno terapia o a tecniche di ventilazione meccanica che hanno manifestato i sintomi della patologia da più di 12 giorni, la sospensione del braccio di trattamento con questo farmaco nello studio Recovery porta a una riconsiderazione del profilo beneficio-rischio in tutti i pazienti con Covid-19. Al momento l'insieme delle prove di efficacia indica che la somministrazione di lopinavir e ritonavir non è associabile a un beneficio clinico rispetto alla terapia ordinaria. Dopo lopinavir, Darunavir è un altro inibitore della proteasi, potenziato anche con Cobicistat, che ne migliora il profilo farmacocinetico, inibendo il citocromo P450, isoenzima 3A4, rallenta il metabolismo di Darunavir e incrementa la sua esposizione farmacologica. La sua associazione ha dimostrato finora una grande efficacia nell'ambito della terapia antiretrovirale per il trattamento dell'HIV. Anche qui, in considerazione del nome, diciamo, per riferirci alle persone che usano il Darunavir con Cobicistat, stiamo parlando di Rezosta o Sintuza, in considerazione dell'assenza anche qui di terapie di provata efficacia per il Covid-19, si è ritenuto indispensabile fornire degli elementi utili e clinici per definire un rapporto tra benefici e rischio sul singolo paziente. Nelle prime fasi dell'epidemia, anche qua, l'uso off-label di Darunavir Cobicistat è stato consentito proprio in alternativa a lopinavir e ritonavir, sulla base dei dati preliminari disponibili per quest'ultimo, unicamente nell'ambito del piano di gestione dell'emergenza Covid. Ma anche qui, alla luce delle attuali evidenze di letteratura, l'AIFA ha deciso la sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo del farmaco al di fuori degli studi clinici. In realtà si è visto che anche da casi preliminari che non c'è un eccesso di protezione nei pazienti che a cui veniva somministrato il Darunavir posterato e nei confronti della SARS-CoV-2. Altri studi, si è visto che il Rezosta in fixed dose combination di 800 mg di Darunavir e 150 mg di Cobicistat, come indicato nella combinazione degli agenti antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da HIV, ebbene anche qui non ci sono dati definitivi sulla safety ed efficacy del Darunavir Cobicistat per il trattamento della Covid-19. Inoltre, consideriamo che Darunavir mostra un'attività verso il SARS-CoV a concentrazioni C50 superiore a 100, il Remdesivir, che invece è usato, e poi ne parleremo, come un controllo positivo, dimostra una potente attività antivirale con C50-0. 38. Quindi conclusioni sono che i dati non supportano l'uso di Darunavir per il trattamento del Covid-19. Questo è quello che dicevamo prima, e noi sappiamo che l'C50 è la concentrazione di un dato farmaco tale da produrre il 50% dell'effetto massimale. Rappresenta quindi la potenza del farmaco, per cui tra più farmaci interagenti con lo stesso sistema recettoriale è più potente ovviamente quello con un minore C50. A questo punto che cosa è successo? In una sperimentazione precedentemente riportata, i dati preliminari in vitro mostrano che il Darunavir
inibiva la replicazione virale di SARS-CoV a una concentrazione di 300, una concentrazione assai maggiore rispetto a quella raggiunta con la somministrazione orale di Daruna Cobicistat negli HIV positivi. Quindi, come spiegato proprio dai ricercatori delle sperimentazioni in vitro, ciò non ne implica l'efficacia in vivo. In realtà, quando si somministra Daruna Cobicistat a dosaggio indicato, quindi 800-150 Cobicistat una volta al giorno per trattare l'infezione da HIV, la concentrazione minima media di Darunavir nel plasma è 3-4, cioè 88 volte inferiore alla concentrazione di 300 che è stata riportata come livello di riferimento a cui si esplicherebbe l'attività antivirale contro il SARS-CoV-2. In base a questi dati, quindi, è poco probabile che Darunavir possa avere un'attività significativa contro il SARS-CoV. Il farmaco non possiamo esimerci dal parlare di remdesivir, proprio perché è un analogo nucleosidico che inibisce l'attività dell'RNA polimerase RNA dipendente e blocca la sintesi dell'RNA virale. Remdesivir è attivo su infezioni SARS-CoV agendo sulla polimerase virale dei coronavirus. È un farmaco autorizzato, sappiamo, da AIFA già stato utilizzato in passato nei pazienti affetti da Ebola. I primi dati relativi all'uso compassionevole di remdesivir erano stati fatti su una piccola popolazione di 36 su 53 pazienti affetti dalla forma grave di Covid-19, cioè pazienti in ventilazione meccanica e in ossigenazione extracorporea, e descrivono un miglioramento delle condizioni cliniche. Tuttavia, il primo trial randomizzato invece su 237 pazienti gravi in doppio cieco con controllo rappresentato da placebo con remdesivir più lopina ritonavir più steroidi non ha rilevato benefici clinici significativi. Quindi forse la patologia avanzata potrebbe limitarne l'efficacia. Quindi dati su remdesivir presentati in una CTT NIAID in cui 1063 pazienti ospedalizzati con Covid-19 avanzato e coinvolgimento polmonare sono stati randomizzati a remdesivir, si sono ripresi più rapidamente rispetto ai pazienti con placebo. In particolare il tempo recupero mediano è stato di 11 giorni per remdesivir verso 15 verso il placebo. Benefici sono stati anche in termini di sopravvivenza con un tasso di mortalità di 8% di remdesivir rispetto all'11,6% per il placebo. Lo studio che è uno studio, credo Gilead, ha visto che 5 giorni di remdesivir si comportano, sono uguali allo stesso modo come 10 giorni dello studio NIAID, e quindi questo ci ha portato a determinare delle mini conclusioni che sono state esposte nella prima tranche della presentata alla CIMIT a maggio del 2020, in cui si va a fare un sunto un po' di quello che è stato detto, e cioè che remdesivir, uno studio randomizzato placebo controllato, si è dimostrato efficace nell'abbreviare il tempo di guarigione di pazienti con Covid-19, senza però un chiaro beneficio sulla mortalità acuta. In un altro studio randomizzato in pazienti con Covid-19 severa, remdesivir, come abbiamo detto prima, non ha dimostrato benefici clinici evidenti rispetto al placebo. In uno studio controllato in cui remdesivir era utilizzato per due differenti durate di terapia, 5-10 giorni, non ci sono state differenze di efficacia clinica. Per tale motivo la durata del trattamento con remdesivir è raccomandato di 5 giorni. Lopinavir, ritonavir, dopo tutto quello che abbiamo detto prima, ci siamo detti in uno studio randomizzato contro SOC in standard care in pazienti con Covid-19 severa, non ha mostrato un beneficio significativo sul tempo di guarigione di clearance virologica, pertanto il suo utilizzo nel Covid è non raccomandato. Nello stesso studio aveva mostrato un beneficio clinico marginale e un miglioramento non significativo della sopravvivenza, e non esistono dati sull'utilizzo di Darunavir, Ritonavir o Darunavir Cobicistat nel trattamento del Covid-19. L'impiego quindi di tale farmaco può essere considerato solo in alternativa all'opinavir, Ritonavir in caso di intolleranza o indisponibilità
di tale farmaco. Ma guardiamo un minimo brevemente, ci avviciniamo alle conclusioni. Mediante esperimenti di molecular docking si sono dimostrati efficaci nell'inibire l'attività della RNA dependent RNA polimerasi e la replicazione virale anche altri analoghi nucleosidici, tra cui ribavirina e sofosbuvir, già testati nel limitare l'infezione da HCV, il galidesivir, considerato un trattamento potenziale contro Ebola e il virus della febbre emorragica, e tenofovir, usato per la prevenzione dell'infezione da HIV. Qual è il problema? Questi hanno un'energia di legame per l'RDRP del COV2 simile a quella dei nucleotidi fisiologici. Quindi, a questo punto, che cosa dobbiamo dire? Che nonostante la mancanza di dati in vitro a supporto dell'attività antivirale di tenofovir e entricitabina contro COVID-2 e solo prove di docking molecolare, anche il TAF ha avuto alcune somiglianze cliniche con il remdesivir ed è stato dimostrato che si lega alla SARS-CoV-2 RNA polimerasi RDRP in modo simile al remdesivir, con energie leganti paragonabili a quelle dei nucleotidi nativi. Di conseguenza, il tenofovir è stato recentemente suggerito come potenziale terapia per la COVID-19. In realtà, in Spagna, un ampio studio randomizzato di fase 3, controllato con placebo, Neticos, aveva utilizzato la combinazione HIV-PrEP, tenofovir entricitabina idrossiclorochina a basso dosaggio come profilassi per il COVID-19 negli operatori sanitari. Ebbene, l'osservazione delle infezioni da COVID-19 nei pazienti HIV con tenofovir o TAF conferma una protezione incompleta di questi agenti. Quindi, parliamoci chiaro, la PrEP deve essere assunta come indicato e non ci sono prove che possa essere efficace contro il COVID. Quindi, che cosa ci portiamo a casa da queste breve, spero non noiosissima, disquisizione? Che un argomento interessante fin dall'inizio della pandemia è stato il potenziale effetto delle terapie antiretrovirali contro SARS-CoV-2. Riguardo ai farmaci antiretrovirali, in particolar modo gli inibitori della proteasi, dove sono stati presentati naturalmente molti più studi, assunti dai pazienti che vivono con HIV, al momento non ci sono evidenze che offrano protezione contro il contagio da SARS-CoV-2. Ciò è dovuto al fatto che le proteasi sono una famiglia di enzimi con molte diverse caratteristiche e i farmaci finora sviluppati per altre patologie non sono perfettamente compatibili con le proteasi di SARS-CoV-2. Secondo le dichiarazioni sia del DHHS che dell'EACS, un regime terapeutico antiretrovirale combinato non deve essere modificato alla luce di questi fatti proprio per includere un VIAI, un inibitore della proteasi, al fine di prevenire o trattare la malattia da COVID-19. Oltre ai VIAI non sono state trovate inoltre chiare prove di un effetto protettivo di tenofovir. Grazie. Si vede? Eccoci, quindi vogliamo ringraziare la dottoressa Bellagamba che ci ha spiegato in modo molto 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 dettagliato quelle che sono le terapie antivirali e ci ha fatto comprendere quanto il discorso sia ancora in fieri e di quanta strada ci sia ancora da fare all'interno della ricerca scientifica per giungere a una conclusione veramente efficace e per giungere soprattutto a sconfiggere il virus del COVID-19. Volevamo ringraziarvi, non abbiamo delle domande in questo senso, volevamo quindi ringraziarvi per aver partecipato a questi webinar e volevamo con l'occasione anche farvi gli auguri di buone feste e di un 2021, ricordandovi che molto probabilmente noi faremo di tutto per essere qui il più presto possibile con nuove iniziative di questo tipo, perché comunque all'AIDS Lazio cerca sempre di creare
una vera e propria connessione tra l'informazione scientifica e quella che è la prevenzione che tutti i giorni noi dobbiamo applicare nella nostra vita quotidiana per difenderci da HIV, da Covid e in generale da tutti i virus. Vi ringraziamo tantissimo, vi auguriamo buone feste e con questo chiudiamo il nostro incontro. Grazie ancora alla professoressa Bella Gamba e al presidente Massimo Genzer per essere intervenuti. Buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie, grazie Massimo. Grazie. Grazie.